Bene, buongiorno, la diretta è partita. Adesso naturalmente facciamo passare qualche secondo, perché anche se è stata annunciata ieri, naturalmente adesso diamo modo a chi ha piacere di collegarsi. Poi chiaramente, come tutti i video che sono pubblicati attraverso le piattaforme di social, rimarranno chiaramente registrati per chi vorrà poi vederlo dall'inizio. Vedete, abbiamo diversi ospiti, per cui io faccio passare giusto ancora qualche secondo, dopodiché vi spiego un attimo come ho pensato di organizzare la scaletta e mi scuso perché chiaramente scontenterò chi è ultimo, ma bisogna pur mettere un ordine agli interventi. E dopodiché partiamo con i contenuti. Naturalmente questa iniziativa è nata in maniera molto, diciamo così, istintiva, spontanea, dopo la recente pubblicazione del decreto che pone tutta una serie di grossissimi limiti, se non divieti, agli strumenti appunto dei bonus. E io volevo partire proprio con questo. Mi scuso per dire cose estremamente ovvie, ma vi assicuro che ancora moltissimi cittadini non conoscono il fatto che il Movimento 5 Stelle ha iniziato nel 2013, ed è per quello che vedete a fianco, nello schermo, vedete questo grosso manifesto, che se date un'occhiata è datato 2013. Quindi io voglio ribadire che il movimento dal 2013 ha iniziato immediatamente a lavorare per la stabilizzazione e il rafforzamento dei bonus edili, ma non solo a parole, perché voi potrete dire un manifesto non fa la differenza, certamente, ma con i fatti. Tanto è vero che, se il computer mi supporta, eccolo qui, nel 2015 è stata approvata questa mozione parlamentare all'unanimità, nonostante noi fossimo all'opposizione, ma nonostante fossimo all'opposizione, riuscimmo, dopo 3 anni di intenso lavoro, a far votare all'unanimità appunto questa mozione, che impegnava, stiamo parlando del 2015, a stabilizzare le misure appunto di ecobonus che già esistevano. Questo perché già nel 2013 era chiarissimo che gli ecobonus erano una misura win-win, tanto è vero che noi imparammo che appunto si chiamavano misura win-win perché dava vantaggi a tutti. Quindi questo nel 2016. Approvazione di questa mozione, e voglio ricordarla perché è stata approvata all'unanimità, e quindi tra i vari strumenti che abbiamo per accusare i partiti che in questi giorni stanno facendo scempio del superbonus e dei meccanismi, che loro hanno votato questa mozione nel 2016 e poi nel 2019, a dicembre 2019. Scusate, la recupero perché non è questa, ma la recupero velocemente perché avevo preparato tutto. Eccola qua, risoluzione. Apriamo. A dicembre 2019, ugualmente all'unanimità, viene approvata questa ulteriore risoluzione che è stata proprio la preparazione del superbonus, perché questa risoluzione, ribadisco, approvata all'unanimità, allora stabilizzare naturalmente, vedete, questi sono gli impegni. Ecco qua, creazione di un meccanismo di salvaguardia per l'acquisto dei crediti fiscali, lo avevamo chiamato l'acquirente di ultima istanza, e l'individuazione di un meccanismo di trasformazione della detrazione fiscale nel riconoscimento. Scusate, non mandatemi messaggi WhatsApp per cortesia, perché altrimenti mi compaiono continuamente a schermo.
Individuazione di un meccanismo di trasformazione della dazione fiscale nel riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare di detrazione. E poi un altro importantissimo punto, eccolo qui, superare il meccanismo del vincolo dell'esatta corrispondenza tra l'importo dello sconto in fattura e l'importo della detrazione fiscale. Questa è una risoluzione della Commissione Industria, Commercio e Turismo, così ne approfitto anche per presentarmi. Io sono stato presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo appunto dal 2018 fino alla fine della scorsa legislatura, naturalmente nelle file del Movimento 5 Stelle e capogruppo della, sempre in Commissione Industria, Commercio e Turismo dal 2013-2018. Quindi la mozione che vi ho mostrato del 2013 l'avevo presentata io nel 2015 e questa risoluzione ugualmente avviene sotto la mia presidenza con un apposito affare assegnato e ripeto, è stata votata all'unanimità. Quindi questo per chiarire che abbiamo lo strumento parlamentare che ci dà la testimonianza che i partiti stanno facendo una cosa contraria a degli impegni che loro stessi hanno votato. Quindi ho voluto, come si dice, battere il ferro finché è caldo, organizzare in 448 questa diretta, che naturalmente è un mero ennesimo, millesimo segnale che il movimento c'è sempre stato e sempre ci sarà. E tanto è vero che tutta ieri siamo stati in fittissimo dialogo con la direzione centrale del Movimento 5 Stelle, il presidente Conte, che sta preparando tutta una serie di azioni che naturalmente io non posso preannunciare perché si stanno definendo in queste ore, così come abbiamo sempre fatto il colloquio con i corpi intermedi, con le associazioni, con tutti i soggetti della filiera e ulteriori azioni a supporto della nostra politica che è sempre stata pro questi meccanismi che esistevano da prima che arrivasse il Movimento 5 Stelle, per cui noi ci vantiamo di aver inventato il super bonus, l'accessione del credito dello sconto immediato in fattura, non possiamo certo dire di aver inventato i bonus edili perché esistevano da prima che arrivassimo noi. Allora, a questo punto vi do velocemente la lettura di come vorrei procedere, cioè abbiamo qui collegati diversi parlamentari nazionali. Dopo dovrebbe raggiungerci anche un parlamentare europeo, regionali. Dico subito, non preoccupatevi per chi in questo momento non è nella serie di teste che vedete a sinistra. Vi faccio entrare man mano degli interventi, faccio uscire qualcuno, faccio entrare qualcun altro, in maniera che tutti possiate parlare. Quindi dicevo, abbiamo parlamentari nazionali, europei, regionali, abbiamo i rappresentanti degli esodati e abbiamo una serie di professionisti, commercialisti, economisti, fiscalisti, eccetera, eccetera, che interverranno. Naturalmente, ognuno di voi dirà quello che ritiene opportuno. Abbiamo visto tutti questa decisione venire il giorno dopo le regionali, e quindi questo già direi che è un bruttissimo modo di operare. L'avessero fatto un giorno prima delle regionali, sarebbero stati decisamente più trasparenti nei confronti degli elettori. Vedremo come andrà a finire nei confronti dell'Unione Europea, per questo ho voluto anche il parlamentare europeo, perché naturalmente l'Italia deve sottostare alle leggi, alle direttive, ai regolamenti europei e lo dico vedendo a ragion veduta il fatto che siamo in infrazione sul reddito di cittadinanza. Quindi il governo italiano smantella il reddito di cittadinanza, l'Unione Europea fa partire una procedura di infrazione. Bene, detta dell'importanza degli enti intermedi, perché noi oggi ci troviamo, discutiamo benissimo, però sappiamo che o si fanno dei dialoghi strutturati con corpi intermedi e si fa massa critica, oppure diciamo ce la cantiamo, suoniamo tra di noi. Io concludo il mio intervento dicendo quello che ripeto da 20 anni. Mica solo io, persone ben più valide di me, e cioè che banche e finanza hanno troppo potere, hanno troppi diritti
troppi pochi doveri, ma sappiamo bene che banche e finanza non creano denaro, ma lo gestiscono, lo usano per i loro scopi, e dobbiamo smetterla semplicemente di lamentarci di questa filiera bancaria, finanziaria, assicurativa, dal momento che un'alternativa esiste. Esiste quella che si chiama la finanza etica. Per cui se noi continuiamo semplicemente a lamentarci di questi soggetti che lunedì verranno ascoltati come primissima parte del governo nei colloqui che vorrà fare, perché da quello che ho capito lunedì alle banche e martedì le associazioni di categoria, anche se a mio avviso dovrebbe essere esattamente l'opposto, prima le associazioni di categoria poi le banche, ma direi che questo è sintomatico di quello che in tanti dicono: il mondo finanziario ha troppo potere, ma dobbiamo smetterla di lamentarci e basta. Io 20 anni fa ho fatto la mia scelta, sono uscito dal circuito finanziario tradizionale, finanziario e assicurativo, e sono entrato in quello etico, e continuo a chiedere a tutti voi: fate la stessa cosa, perché altrimenti stiamo qui a raccontarcela tra di noi, mentre l'enorme potere finanziario che veicola 1000 volte più denaro rispetto a quello reale, perché ricordiamoci che, per fare un semplicissimo paragone, il mercato del petrolio ha un controvalore annuale di 2000 miliardi di euro all'anno, il petrolio, 2000 miliardi. I derivati siamo a 2 milioni di miliardi, cioè 1000 volte di più. E questo lo scrive il Financial Times, non lo scrivo certo io, ma sicuramente chi di voi è esperto lo sa. Però io vorrei che passassimo finalmente alla pratica, al consumo critico, quindi a smetterla di alimentare circuiti che hanno troppo potere, troppi diritti, troppi pochi doveri. Detto questo, mi taccio e vorrei dare la parola. Qui abbiamo i parlamentari nazionali. Adesso vedo Gianmauro Dell'Olio, lo vedo. Vediamo se recupero altri. Scusate, rimuovo qualcuno di voi, ma giusto perché non vorrei avere in sala d'attesa altri parlamentari. Intanto, Gianmauro, se vuoi iniziare tu, facendoci il punto della situazione dal punto di vista parlamentare. Grazie. Sì, grazie Gianni, buongiorno a tutti gli ospiti, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Andrò, si sente, vero? Sì? Sì, perfetto. Vai. Cercherò di essere rapido perché voglio cercare di entrare sul punto della situazione, quindi non andare a rimangare tutto quello che c'è stato sul Superbonus. Come hai detto giustamente tu Gianni, il problema serio ora dal punto di vista sia politico che di gestione di questo nuovo decreto che arriva è che è stato fatto, guarda caso, non è stato fatto, è stato approvato, per essere corretti, 3 giorni dopo le elezioni, perché una modifica di questo genere, di questa portata, non si decide nel giro di 1 o 2 giorni. Sicuramente è stata pensata molto prima, e questo politicamente molto grave, in quanto il ministro Giorgetti, con cui abbiamo parlato più volte tutti noi, anche con i colleghi, durante il periodo della legge di bilancio, e avevamo detto che c'era il problema, bisognava scindere i due problemi sul Superbonus, cioè uno, cosa fare del Superbonus da adesso in avanti, perché chiaramente c'era una norma già preesistente, si poteva pensare di rivederla, scendere, quello che era. Ma l'altro problema grosso era cosa fare con tutta la massa di crediti d'imposta, diciamo, fra quelli che sono presenti nelle banche, tutti gli incagliati, e io aggiungevo sempre anche il problema di quelli che avevano dei privati che avevano cominciato a lavorare, si erano autofinanziati, o meglio, avevano preso un prestito in banca per fare i lavori, pagare le imprese, ottenere il credito d'imposta, andare in posta e scontarlo e chiudere il prestito bancario, e sono rimaste ferme perché Poste ha smesso. Quindi questo è un grave problema, e il ministro Giorgetti ci ha sempre detto ma ora vediamo, perché c'è Eurostat, con la valutazione di Eurostat non sappiamo come vengono considerati debiti o crediti, debiti o no. E la questione è proprio questa: quando in Senato la scorsa settimana, quindi 2 giorni prima dell'approvazione del decreto, Eurostat ha detto chiaramente poco importa che siano considerati payable o non payable, non fanno debito,
Allora ci si sarebbe aspettati una risposta immediata da parte del governo per dire: no, Eurostat, cosa stai dicendo? Non mi va bene questa tua definizione, tramite il governo o tramite Istat, o se sono stati zitti, a questo punto andava bene questa definizione. Questo significa che si è arrivati con un decreto subito dopo che di fatto spezza le gambe al sistema. La particolare di questo decreto, l'unico punto valido, se vogliamo, è quello che dà una definizione più precisa ai soggetti relativamente a quelli che sono gli elementi che bisogna detenere per poter essere tranquilli e cederlo. Ma è l'unica valutazione che in realtà non, e non c'era bisogno di forse di un decreto legge, bastava anche una migliore specifica nella circolare dell'Agenzia delle Entrate. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che con tutto il resto ci sono due cose gravissime. Uno, si passa da una norma che, al di là del fatto di aver bloccato e non aver risolto il problema, si passa da una norma che di fatto andava verso tutti i cittadini, a una norma che va invece verso le classi più abbienti, perché nel momento in cui io vado a effettuare un'attività di bonus edilizio e lo posso fare solo in detrazioni, quindi portarmelo e scontarmelo nella mia capacità fiscale, beh, lo potrà fare solo chi ha sia i soldi da anticipare, sia ha la possibilità di scontarsi, quindi di assorbirlo dal punto di vista di capacità fiscale. Quindi le classi più agiate del paese, che significa anche che mediamente una classe, persone che vivono della classe più agiata, hanno mediamente degli immobili che sono già migliori dal punto di vista di classificazione energetica. Certo, possono comprarne uno e ristrutturarlo da zero, e quindi chiaramente non vale. Abbiamo il problema che delle classi meno agiate, che invece, se sono anche proprietari di un appartamento, probabilmente hanno anche meno un immobile che è meno valido dal punto di vista di efficienza energetica, non hanno i soldi, e soprattutto, se anche li avessero, non avrebbero probabilmente la capacità fiscale. Quindi questo è già un grosso problema per come è impostato. Non so, ma se magari in fase di valutazione parlamentare si potrà aggiustare o meno, però questo è già un primo problema di differenza. E il secondo problema è quello che io chiamo: si ridà il via al Festival del Nero. Perché se una cosa positiva che aveva fatto il superbonus era che aveva fatto ridurre inevitabilmente il nero, perché dovendo andare a rendicontare tutto, ovviamente tutto passava attraverso delle fatture, qualsiasi cosa, e quindi il nero veniva a calare. Invece, in questa maniera, specialmente perché non ho neanche una possibilità di poter andare a portare in detrazione, se non ho la, diciamo, non ho, non sono in tasse, non riesco, non ho capacità fiscale, a quel punto non mi converrà più andare a pagare come privato una piccola impresa, anche pagare direttamente tutto quello che devo fare, il lavoro, e pagherò qualcosa in nero. Probabilmente andrò a comprare io dal negozio, dirò alla piccola impresa: tranquillo, le piastrelle, il cappotto, quello che è, lo vado a comprare io, perché chiaramente tu non puoi comprartelo e poi dopo caricartelo. Quindi lo compro io, pagherò la fattura là sopra, dopodiché tutta l'attività di posa in opera, diciamo così, la pagherò in nero, e quindi riporteremo in auge il nero. Queste sono le cose più gravi. E l'ultima è che in realtà non risolviamo il passato, anzi, se vogliamo, peggioriamo, perché le banche a questo punto, che avranno la possibilità di rientrare sul mercato, se non si riattiva Cassa Depositi e Prestiti, che era stata bloccata dal governo Draghi durante il governo Draghi, perché lo sappiamo tutti che Cassa Depositi e Prestiti è stata bloccata dal governo negli acquisti, e le banche a questo punto arriveranno i soggetti dall'esterno, la possibilità di acquisire crediti farà diminuire il prezzo, e quindi ci sarà un ulteriore vantaggio per gli istituti di credito. Ma al di là di questo, il problema è lo svantaggio sui soggetti esistenti. Quindi questa norma così fatta non ha una motivazione di essere, se non per spezzare le gambe a un sistema che aveva permesso allo Stato di ripartire, quindi di creare quel famoso PIL che ci serviva, perché il 30% famoso del PIL del 2022 era dovuto al superbonus. E di fatto bisognerebbe intervenire almeno in fase emendativa per cercare di limitare di riportare lo sconto in fattura
almeno per le famose detrazioni, quelle che erano al 65%, perché altrimenti il nero ripartirà. Ora io chiudo perché, cioè, va bene, mi fermo qui perché non voglio togliere spazio a tutti, e comunque resto a disposizione ancora un po' in background, nel caso servisse. Va Salve, bene, grazie. adesso Feno e poi se c'è Santillo, che mi sembrava di averlo visto un attimo. Comunicazione di servizio, siccome ci sono dei limiti alla capienza dei soggetti in attesa, faccio uscire chi non deve intervenire subito per far entrare chi invece deve intervenire. Quindi ribadisco, Feno, se c'è Santillo, altrimenti poi passiamo ai parlamentari o rappresentanti delle regioni, a cui prego telegraficamente solo di ricordare cosa hanno posto in essere come misura a favore chiaramente della cessione dei crediti, dell'acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici, insomma cosa hanno fatto in questi giorni, solo una breve testimonianza telegrafica dell'azione posta in essere. Quindi prego Emiliano. Grazie Gianni, io mi scuso in anticipo, ma sono uscito da una riunione proprio perché volevo insomma, partecipare un attimo, però devo anche rientrare e vedo che c'è il professor Becchetti, che sono felice anche che ci sia, se poi è registrata se è registrata insomma, la diretta, ma la riascolto assolutamente volentieri. Io, come un po' tutti, sono ancora un po' scosso da quello che è successo avantieri. E a parte il nostro lavoro di ormai 5 anni, perché noi alla cedibilità dei crediti fiscali ci lavoriamo da inizio legislatura, ci sono venuti anche mille dubbi in questi anni, anche dopo ieri, su quello che abbiamo fatto. Alla fine la necessità che abbiamo un po' tutti è quella di fermarci un attimo a riflettere. Io sto iniziando un po' a fermarmi a riflettere. La cosa che mi ha lasciato molto turbato è stata la oggettiva malafede. Io, per chi mi conosce, sa che di solito non mi piace attaccare gli avversari politici, ma anzi cerco sempre quello che c'è di buono in quello che dicono. Però in questo caso il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa ha agito in malafede perché in maniera del tutto sommaria ha fatto questo calcolo, questa divisione di questi 110 miliardi per la popolazione italiana. Innanzitutto la domanda che ho visto anche in un interessante articolo di oggi è ma quelle che sono le entrate dello Stato conseguenti a queste misure sono state considerate? Ci sono stati due studi principalmente, anzi tre studi. C'è stata l'ANCE, c'è stato il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, c'è stata anche Nomisma, quindi siamo a quattro, e l'ultimo, uno degli ultimi, dei più importanti, è stato anche Censis. Tutti grosso modo ci dicono che le retroazioni fiscali, quindi le entrate conseguenti a queste misure di agevolazione fiscale, variano dal 50% al 70%. Quindi di quello che lo Stato investe o ha investito nella misura del superbonus soprattutto, allo Stato rientra dal 50 al 70%. Io non credo che questi studi siano del tutto infondati, visto l'autorevolezza di chi li ha posti in essere. Io faccio il semplice commercialista, oltre ad essere parlamentare. E so bene quanto di un'impresa edile, del compenso di un'impresa edile fatturato ovviamente rientra allo Stato, non solo in termini di IVA e di imposte dirette che sono le prime, ma pensiamo alle entrate automatiche che c'è la semplice ritenuta dell'8% sul bonifico, quindi già all'atto del pagamento iniziano a rientrare subito i soldi allo Stato, ma penso anche a quelle che sono le ritenute sul costo del lavoro lordo, che nel settore edile diciamo che sono un buon 50%, che rientrano ugualmente allo Stato tra contributi, quindi all'INPS, cassa edile e IRPEF. Quindi io credo che siano fondati gli esiti degli studi di Nomisma, ANCE, Censis, insomma tutti gli studi che abbiamo letto questi giorni.
Quindi mi chiedo perché, innanzitutto mi chiedo come fa il Ministero dell'Economia a non compiere le medesime stime, quindi a non stimare quelle che sono le reti. Poi può anche non considerarle nel bilancio. Non è questo il punto, però come si fa a non stimare quelle che sono le retroazioni fiscali, anche per fare una valutazione compiuta delle misure, come in questo caso. I 110 miliardi di cui parla in realtà in parte, 65 miliardi circa sono le spese ammesse a detrazione relative al solo superbonus, che sono state spalmate, sono spalmabili in 5 e in 4 anni. Una parte di questi 65 miliardi sono stati già utilizzati in compensazione, perché la misura esiste dal 2020, quindi il 2020, 2021, 2022 sono stati in gran parte già utilizzati. Quindi io non è che sono uno a cui non, ma noi in generale, non è che non ci interessa tutelare quelli che sono i conti dello Stato, ci mancherebbe altro. Penso solo che per fare questo ci potevano essere altre soluzioni, non per fare questo, per gestire in modo ordinato il bonus ci potevano essere altre soluzioni dal loro punto di vista, che era ad esempio, poteva essere ad esempio quello di stabilire un tetto annuale ai crediti compensabili. In ogni caso, prima di assumere decisioni di questa portata, andavano quantomeno stimate quelle che erano le entrate conseguenti a queste misure. Invece mi stupisce la totale malafede, poi si va indietro un po' negli anni, vediamo che il governo Draghi in realtà aveva posto in essere dal decreto semplificazione in poi delle misure che hanno dato, diciamo, una spinta molto importante ai bonus. Ricordiamoci tutti che il super bonus non stava avendo tutte quelle adesioni inizialmente, è partito piano, è stato lo stesso governo Draghi, c'eravamo anche noi eravamo anche d'accordo che ha ridotto quelli che erano i paletti, soprattutto in termini urbanistici. Poi i tecnici lo sanno più di me, mi pare che sì, che il riferimento era alla necessità della doppia conformità urbanistica e catastale, e insomma altre semplificazioni. Quindi il governo Draghi è quasi come se avesse dato una spinta al super bonus, il ministro allora era anche Brunetta, quasi per trovare una scusa che poi in realtà è stata inventata, lo sappiamo, già da novembre la prima scusa è stata quella delle frodi che ne riguardavano in realtà pochi bonus, per iniziare prima col decreto frodi e poi col susseguirsi di decreti che avevano come unica finalità non tanto quella di modificare, quindi non il merito delle modifiche in sé, quanto quello di generare incertezza. Quindi la strategia era molto fine ed è riuscita anche nell'intento, quindi generare incertezza nel mercato e bloccare il mercato dei crediti. Quindi questi, io vi sto dicendo un po' di elementi tutti insieme, questi sono gli elementi che dobbiamo considerare. Poi sentivo il collega Gianmauro, anche io mi pongo gli stessi quesiti, a parte quale sarà poi il futuro del settore da oggi in poi. Mi auguro che le modifiche sulla checklist che noi chiedevamo da tempo servono almeno per assorbire parte dei crediti incagliati, quello oggettivamente lo spero, ma mi chiedo soprattutto come si farà ad iniziare il percorso che ci ha indicato l'Europa con la direttiva Case Green, avendo fermato l'unica misura che funzionava, perché adesso si è detto il super bonus resta in piedi, non ci sarà semplicemente la cedibilità dei crediti, ma oggettivamente, riflettendoci, ma chi è che aderisce adesso alla misura? Per poter usufruire delle detrazioni per il super bonus bisogna avere i soldi per anticipare tutti i lavori, e poi chi ha i soldi per anticipare tutti i lavori se li può portare in detrazione. Però sulle case singole, chi ha tutti i soldi a disposizione difficilmente rientra nel limite di 15.000 euro di reddito con i vari parametri in base al numero di componenti. Quindi chi ha una casa singola e i soldi per cui può anticipare tutti i lavori, comunque non può farlo perché sicuramente è al di sopra di quella soglia di reddito.
Chi ha i soldi e vive in un condominio, ugualmente difficilmente può farlo, perché in un condominio ci sono altri condomini. A me sinceramente viene difficile pensare che ci possa essere una famiglia normale, un pensionato normale, che abbia la possibilità di anticipare lavori che comunque hanno una certa importanza, una certa incidenza, sono fuori dal bilancio familiare i costi relativi a questi lavori, quindi di fatto si è bloccato l'efficientamento energetico delle abitazioni. Quindi sarei curioso adesso di vedere se ci sarà una proposta alternativa e di che natura. Io continuo a pensare, ma questo è il mio pensiero non sono un complottista, però non ho altri elementi, forse devo studiare un po' di più io. Però mi chiedo, ma chi è che ha interesse a fermare la cedibilità dei crediti, visti tutti questi elementi? A me l'Europa non è sembrata così interessata a fermare la cedibilità dei crediti. Eurostat, alla fine sì, ci ha detto che rientra nel deficit, ma l'impatto è identico, sia che rientri tutto il primo anno, sia che sia spalmato in più anni. Ovviamente ci potrebbe essere un problema di deficit il primo anno, ma sul debito pubblico non è rientrato, non rientra, non rientrerà. L'Europa non mi è sembrata così ostile a una misura di questo tipo, tant'è che immagino che i crediti fiscali siano uno degli strumenti che la stessa Europa vuole utilizzare per attuare la direttiva Case Green. È una misura oggettivamente che si autofinanzia almeno in parte, visto che c'è un rientro dal 50-70% di quella che è la spesa, e quindi ci sarà, e questo magari chi ne sa più di me mi può correggere, ci sarà una minore necessità di ricorrere all'indebitamento pubblico. Quindi questo mi porta a pensare che chi ha interesse a fermare la cedibilità dei crediti fiscali è chi ha interesse a portare avanti, insomma, quello che è l'attitudine dell'Italia a indebitarsi, quindi alto livello di indebitamento, anche se è sostenibile, quindi alti interessi. Quindi io sono portato a pensare che chi ha interesse a fermare questo tipo di meccanismo, io sono anche per governarlo, per renderlo più ordinato, ma qua c'è un interesse abbastanza palese per fermarlo, e chi può avere un danno da questo tipo di strumenti. L'unico danno che mi viene in mente in questo momento, per deduzione, è questo. Scusate se mi sono dilungato. Gianni, hai il microfono spento. Sì, scusate l'abitudine di togliere il microfono. Allora, vedo che si è collegato anche Santillo, però do la parola un attimo a Luca Sutt, che è a un banchetto. È a un banchetto e tra l'altro paradossalmente siamo nelle giornate del risparmio energetico. Quindi veramente sembra un film al contrario. Quindi Sutt, poi Santillo e poi Barbara Stella, che è un'altra consigliere regionale, così facciamo la panoramica delle azioni che in questi giorni ha posto in essere il movimento a livello regionale. Mi prego, Luca. Grazie Gianni, spero che mi sentite bene, appunto sono un po' nella confusione. Ringrazio che è Agostino che mi dà la possibilità di intervenire prima. Io sottoscrivo ogni singola parola di Emiliano che ha appena detto perché sono sacrosante parole. Ci aggiungo anche che l'assurdità di questa decisione è che va bene, posso anche capire il voler attaccare il Movimento 5 Stelle per il superbonus. Ma ricordo che questo blocco delle cessioni riguarderà tutti i bonus, quindi non solo il 110 o il 90 come l'hanno voluto rivedere, ma stiamo parlando quindi che si bloccheranno anche tutti quei lavori che riguardano il semplice 50%, quindi il 65% per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e il 50% per il fotovoltaico. Ce lo stiamo dicendo da mesi che la difficoltà sono quella per le persone di pagare le bollette e qui gli togliamo un incentivo in più perché questo è di fatto del bonus al 50% con la cessione del credito e sconto in fattura e quindi nessuno sarà invogliato adesso a fare questi interventi, anzi saranno invogliati chi ha i soldi, chi se lo può permettere.
e quindi anche prendendo in considerazione quello che ha fatto il presidente Draghi nella scorsa legislatura, che appunto volendo attaccare ha detto che il super bonus è solo per i ricchi, non voglio che venga utilizzato. In perfetta continuità e forse anche peggio, il governo Meloni sta dando la possibilità di poter utilizzare questi bonus solamente a chi può detrarre in 5-10 anni grandi cifre e soprattutto chi ha della disponibilità economica, perché ricordo che senza la cessione del credito e sconto in fattura bisogna anticipare i soldi per poi recuperarli. Appunto. Vado velocemente invece sul tema qui in regione. Io mi trovo nella regione Friuli Venezia Giulia e mercoledì scorso, quindi qualche giorno fa, abbiamo presentato, i nostri consiglieri regionali hanno presentato un emendamento per introdurre la possibilità da parte della regione e dei propri enti strumentali la possibilità di acquisire i crediti. Questo serve per un'altra motivazione, cioè quella di liberare i crediti incagliati, cioè fermi all'interno delle banche, dei conti delle banche, e per cui non riescono a essere monetizzati e per cui comporta alle imprese di essere bloccate appunto con i lavori perché non riescono ad andare avanti. Questa norma è stata presentata dal Movimento, la maggioranza non ha presentato nessun emendamento, poi in aula ne ha presentato uno su questa direzione, dopo vari trambusti per così dire le abbiamo fatto ritirare ed è stata, pensate, ripresentato un emendamento a prima firma di tutti i capigruppo, non solo della minoranza, noi siamo il Movimento 5 Stelle in Regione, siamo in minoranza, ma anche della maggioranza, quindi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è stata approvata. E dopo due giorni il governo decide, oltre che bloccare la cessione del credito, anche di bloccare questo sistema, di dare la possibilità alle regioni di poter acquisire i crediti. Quindi a pensarla male ci viene a pensare anche che il presidente Fedriga, qui in regione della Lega, abbia deciso di approvare quella norma, tanto sapeva già che il governo l'avrebbe bloccata. Ci viene a pensare anche questo. Se invece non lo sapeva, credo che sia arrivato il momento anche per il governo regionale di farsi sentire soprattutto con il ministro Giorgetti, che è della stessa parte politica, e quindi vedremo cosa succederà. Ricordo che qui in regione Friuli Venezia Giulia andremo al voto fra un mese circa. Diciamo che questa misura che è stata voluta proprio dal centrodestra ci dà dei motivi buoni per fare una buona e forte campagna elettorale. Io mi fermo qui, che lascio spazio anche agli altri, ringrazio Gianni e ringrazio tutti quelli che oggi potranno portare la propria testimonianza su questa sacrosanta battaglia. Io da ieri sono in contatto con le associazioni qui in regione, con Fortigianato, associazioni costruttori edili, e sono tutti molto arrabbiati, per non dire altro, contro questa misura fatta dal governo e voluta dal governo. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Luca. Abbiamo Barbara Stella, sempre regionale. No, queste non sono le uniche due regioni in cui abbiamo posto in essere atti. Ripeto, la diretta è stata organizzata in 4 e 48 ieri, per cui nel weekend tutti hanno i loro impegni, non tutti potevano partecipare, però in Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, vado così a random, abbiamo presentato disegni di legge, mozioni, nel senso di agevolare l'acquisto dei crediti fiscali da parte degli enti pubblici. Questa poteva essere una grossa boccata di ossigeno. È partita dalla provincia di Treviso. Io vivo a Treviso, in questo caso non è assolutamente merito mio, non c'entra niente, è solo un caso. Però avevo scritto subito: speriamo che il governo non metta i bastoni tra le ruote a questa valvola di sfogo, a questa soluzione abbastanza importante che si poteva portare avanti, e purtroppo così è successo. Do la parola a Barbara Stella che ci spiega cosa ha fatto nella sua regione. Mi sentite? Sì. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, molto velocemente, qui in Abruzzo abbiamo messo in atto come gruppo regionale delle iniziative volte proprio allo sblocco dei crediti derivanti dal bonus edilizio, ma anche dal super bonus, attraverso l'acquisto di questi crediti da parte della regione.
Abbiamo presentato in data 7 febbraio delle mozioni per impegnare la Regione all'acquisto dei crediti derivanti da interventi di efficientamento energetico, ma anche di adeguamento sismico, ma anche per promuovere l'istituzione di un fondo di garanzia per favorire il credito bancario a quelle aziende che hanno sede nel nostro territorio e che sappiamo hanno crediti d'imposta giacenti nei cassetti fiscali. Ma abbiamo anche presentato una proposta di legge a prima firma del nostro capogruppo regionale per il cosiddetto super bonus regionale, quindi una proposta di legge che va verso una delle soluzioni che in questo momento può sbloccare la situazione, come aveva anche ricordato Gianni. E qui in Abruzzo si è creata una situazione praticamente, dire paradossale poco, cioè una situazione anche un po' grottesca, perché dopo le nostre iniziative c'è stata la corsa della maggioranza ad intestarsi il provvedimento. Qui tenete presente che c'è un governo di centrodestra, il governatore della Regione Abruzzo è di Fratelli d'Italia, ed è successo che dopo la nostra iniziativa sono state presentate dalla maggioranza di governo regionale ben due proposte di legge. Una per iniziativa del Presidente del Consiglio, che è di Forza Italia, e l'altra presentata dalla Giunta regionale per iniziativa di due assessori, uno di Fratelli d'Italia e uno della Lega. Quindi un atteggiamento, quello che vi sto descrivendo, che mette in luce qui a livello locale una continua lotta all'interno della maggioranza che si è verificata anche in altre situazioni, ma comunque una contraddizione interna, perché se da una parte il centrodestra fa questa corsa ad accaparrarsi questo provvedimento, dall'altra c'è un governo che praticamente dà il colpo di grazia a questa iniziativa del superbonus regionale che è partita dal Movimento 5 Stelle, e c'è sempre questa corsa, diciamo, no, a mettere da parte le buone iniziative del Movimento, questo lo sappiamo. È chiaro che noi continueremo, insomma, i nostri atti sono depositati, quindi abbiamo fatto delle conferenze stampa. Dal punto di vista comunicativo continueremo a mettere in luce queste contraddizioni, anche perché, come si diceva, si va, diciamo, contro un beneficio che anche ambientale, quindi non è che si dà un colpo di grazia solamente a tutto il comparto edilizio, a lavoratori, a famiglie, e favorendo, come si diceva prima, forse solo chi ha disponibilità economiche, ma si blocca anche tutto ciò che deriva da un beneficio ambientale per quanto concerne le ristrutturazioni degli immobili, secondo, come sappiamo, dei canoni anche che vanno verso l'obiettivo della decarbonizzazione, della sostenibilità, dell'efficientamento energetico. Queste sono le azioni che stiamo mettendo in campo. Naturalmente aspettiamo gli esiti di questi incontri che ci saranno lunedì e martedì, e continueremo come Regione Abruzzo a battere il chiodo e a chiedere al governatore di rispondere, perché a questo punto bisogna capire, bisogna chiedere con forza da che parte si sta. Se si sta dalla parte delle imprese, dei lavoratori, delle famiglie, oppure se si sta dalla parte della propaganda, perché qui in Abruzzo proprio questa contraddizione interna è venuta fuori in maniera molto forte. Vi ringrazio. Grazie Barbara, grazie. Allora, mi pare che non ci siano altri regionali collegati. Come ho detto, in realtà sono diverse altre regioni, a partire dalla Sardegna, che mi pare sia nato un po' tutto dalla Sardegna. Abbiamo collegata anche l'onorevole Torto, che appunto ha fatto parlare Barbara Stella. Quindi comunque, diciamo, è alle cronache quanto fatto dalle varie sezioni regionali del Movimento 5 Stelle per cercare di favorire appunto l'acquisto, o comunque la transizione dei crediti dalle regioni. A questo punto io in scaletta a un certo punto dovrebbe entrare anche un europarlamentare e probabilmente anche uno dei vicepresidenti 5 Stelle, e quindi eventualmente li faccio intervenire. Però a questo punto io darei la parola agli esodati,
Mi scuso per non avere ancora memorizzato bene nomi e relative cariche. So che abbiamo Domenico Passarello, se non ricordo male. Poi credo che abbiamo anche Giovanni Perrino e Pintile Catalin. Non so in che ordine darvi la parola, per cui se prendo, mi conoscete tra di voi, intervenite sì, pure voi tranquillamente. Prendo la parola io, ok, solo per ringraziare e chiedo scusa a tutti innanzitutto per il tono di voce, perché come sapete sono 24 ore che oggi parliamo al telefono, il disastro è stato importante. E do subito la parola al vicepresidente Passarella, che saprà elencare molto meglio di me tutti i passaggi fondamentali del comitato. Io volevo ringraziare invece il passaggio precedente della dottoressa Stella. In effetti io come coordinatore Abruzzo non ho dovuto fare praticamente nulla dal punto di vista di esodati, di presentare istanze e tutto il resto, perché il Movimento 5 Stelle ha totalmente anticipato le nostre mosse. L'onorevole Torto ha totalmente anticipato ogni attiva cosa, quindi abbiamo trovato un terreno fertile e molto molto vicino al gruppo degli esodati dal punto di vista di questo provvedimento. Detto questo, vorrei ringraziarlo nuovamente e passo la parola a Domenico, al vicepresidente, che sarà più bravo di me a elencare, forse anche più forza nel farlo. Grazie a tutti. Innanzitutto buongiorno con Girotto, con Dall'Olio, ci siamo visti qualche giorno fa in live quando ero ospite nella sede del Movimento a Montecitorio. Quello che è successo in questi giorni è dire che è assurdo, che è un golpe, che è un blitz fatto dal governo ad insaputa anche dei suoi stessi componenti parlamentari è qualcosa di assurdo. Il giovedì io ero al Senato, tra altre cose ospite di Toni Trevisi, di Antonio Trevisi, abbiamo parlato con un senatore, siamo stati a pranzo al Senato, siamo entrati alle 10:30 con Ance, siamo stati quindi in Senato tutta la mattina, abbiamo parlato con un senatore di Fratelli d'Italia, insieme a Catalin che mi accompagna sempre in tutte le visite istituzionali, e non ha lasciato assolutamente trapelare che ci fosse questo Consiglio dei Ministri. All'uscita alle 2:30 ho parlato personalmente con Andrea De Bertoldi, sono stato 40 minuti a telefono con Andrea De Bertoldi, che è di Fratelli d'Italia, voi tutti lo sapete, il quale mi aveva garantito, supportato in un incontro al MEF con il vice ministro Leo, senza minimamente citare o far trapelare qualcosa, e questo mi lascia insomma in qualche modo intendere che nemmeno lui sapesse di questo intervento. Poi siamo andati in Adusbef, dove abbiamo incontrato Elio Lannutti, che voi conoscete benissimo, e mentre eravamo alle 4 con Elio Lannutti che si discuteva sulle questioni, viene fuori di questo, ci arriva un messaggio che è in corso un consiglio dei ministri da lì a poco, alle 4:30, per dirimere la questione sulle cessioni del credito. Questo è quanto di più, diciamo, dire, usare determinate parole sarebbero molto forti, e non voglio entrare in una sorta di denuncia da parte di qualcuno, ma qui siamo all'assurdo, è paradossale quello che sta succedendo. Il Ministero, o quantomeno comunque anche la Ragioneria dello Stato, sono stati regolarmente smentiti da Luca Ascoli anche in audizione in commissione. Nessuno riesce a dimostrare che tutti gli studi che sono stati fatti sono errati, la Ragioneria dello Stato non lo dimostra, non lo dimostra il MEF, è un attacco ad un sistema di pagamento che sta generando una crisi economica e sociale di dimensioni colossali, che la crisi del 2008 a confronto sarà un semplice venticello di tramontana o di maestrale estivo, diciamo di maestrale estivo. Quello che sta succedendo è una questione veramente assurda. Noi abbiamo già programmato per martedì prossimo un
meeting con tutte le forze associative, perché per rubare la parola che diceva prima Girotto, stiamo cercando di fare massa critica. Abbiamo coinvolto anche ANCE, abbiamo coinvolto tutta una serie di associazioni che vanno da CNA Costruzioni Campania a UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, ANACI, ADUSBEF che ci appoggia su questo percorso, Coordinamento Free. Personalmente io sono stato a parlare con Livio De Santoli mercoledì 8 e poi il pomeriggio ero presso la sede del Movimento 5 Stelle ospite di Patti Labate, con la quale ci siamo sentiti anche ieri e alla quale io ho chiesto un appuntamento anche a Conte. Patti Labate si era fatta promotrice di questo incontro anche con Giuseppe Conte. Noi questa situazione dobbiamo trovare con tutte le forze politiche, noi ci muoviamo in questo momento, siamo apartitici al di là del credo che ognuno di noi ha, ma noi dobbiamo trovare una forma di dialogo con queste persone, perché queste persone secondo me ignorano quello che stanno generando. Più volte gliel'abbiamo detto, come sa anche Girotto, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto abbiamo sviscerato i numeri del danno che si potrebbero generare se questa cosa non fosse immediatamente riattivata, con questa serie di fallimenti che potrebbero nascere sulle imprese di costruzioni, con i danni provocati ai committenti che potrebbero perdere le case perché non riescono a completare i lavori in una situazione del genere. E la cosa più oscena, e credo voi mi si rasenta anche secondo me una questione di poca costituzionalità o incostituzionalità, io so che le regioni hanno un'indipendenza dal punto di vista gestionale, come può lo Stato centrale per decreto obbligare le regioni a non comprare crediti d'imposta? Questa cosa anche con Elio Lannutti, che poi il pomeriggio di giovedì ci scambiavamo tutta una serie di messaggi. Voi tenete conto che ieri mattina con Ecofuturo noi avevamo una sala stampa prenotata alla Regione Toscana da Forza Italia per aprire il dibattito con la Regione Toscana. Io risiedo in Toscana, per aprire un dibattito con la Regione Toscana per fare acquistare i crediti. Giovedì sera questa sala è stata disimpegnata. Noi abbiamo dovuto fare un evento in un bar a fianco al Consiglio Provinciale. Ma è qualcosa di veramente è incomprensibile questa situazione, per cui io invito tutti i partecipanti, al di là della vostra esposizione che voi avete ampiamente già descritto, diciamo la genialità di questa norma per quanto mi riguarda non era nell'elevazione del 110, che era il classico booster per far ripartire il settore dell'edilizia e poi avveniva già il decalage, ma era proprio il meccanismo dell'articolo 121. Eliminando il meccanismo dell'articolo 121 renderai impossibile a tutti i bonus edilizi, come diceva l'altra persona prima, l'accesso a qualsiasi tipo di incentivo, perché non c'è il sistema economico, il tessuto sociale economico per poter affrontare questi lavori. Noi siamo stati a Bruxelles, ospite di Castaldo, il 9, quando in occasione dell'approvazione della direttiva comunitaria siamo stati ospiti, abbiamo fatto un convegno, ma senza poter accedere agli incentivi attraverso i meccanismi di cui all'articolo 121 è impossibile non solo rispettare quella direttiva comunitaria che sarà approvata entro giugno in maniera plenaria in Parlamento europeo e soprattutto adeguare il patrimonio edilizio dal punto di vista sismico oltre che energetico, visto e considerato che noi viviamo in un territorio sismico e ciclicamente, e ne sappiamo qualcosa, dal 2009 abbiamo avuto tutta una serie di eventi catastrofici, sismici, dove sono morte delle persone e lo Stato ha dovuto rincorrere la ricostruzione. Oggi non efficientare dal punto di vista sismico il patrimonio, e quello che è successo in Turchia dovrebbe dare a noi un segnale su questa cosa, significa essere assassini del proprio popolo. Un governo che si comporta in un modo così osceno, con un blitz fatto alle 4:30 del pomeriggio, fatto firmare al Presidente della Repubblica nel pomeriggio stesso e pubblicato
in Gazzetta Ufficiale prima di mezzanotte, in modo tale che fosse immediatamente operativo, non è una questione politica, non vorrei essere frainteso, perché qui non è un senso di appartenenza o di ideologia politica, ma è un colpo di Stato nei confronti dei propri cittadini. Questo è quello che io mi sento di dire come esodati del Superbonus. Noi stiamo organizzando quindi una serie di eventi e di manifestazioni che porteremo avanti dopo martedì, perché questa situazione il governo deve in qualche modo intervenire. Avevamo provato a avere un'interlocuzione con le forze politiche, abbiamo preparato un dossier dove ci sono 11 proposte per dirimere la questione dello sblocco delle cessioni dei crediti e per creare un meccanismo virtuoso anche in visione proprio della direttiva comunitaria. Ancora il MEF non ci ha ricevuto, non so se vorrà riceverci, perché tutti reputano gli esodati del Superbonus come un'associazione neonata che non sarebbe in grado di, per quanto ci riguarda, per quello che rappresentiamo noi, che trattiamo in maniera equanime tutti gli attori di questo film dell'orrore che stiamo vivendo, noi siamo preparati quanto ANCE, senza voler nessun tipo di presunzione o qualsiasi altra forma associativa, avendo teste all'interno del nostro comitato e al nostro interno come movimento, abbiamo sufficienti persone, e qualcuno lo conoscete direttamente perché Alfonso Scarano partecipa con noi attivamente, e altri personaggi che partecipano attivamente alla costruzione di questi documenti. Io vi ringrazio, spero che la nostra voce possa essere portata nelle sedi opportune. Io frequentemente sono a Roma proprio per cercare di, come associazione, di trovare una quadra a questa situazione drammatica, e spero che qualcuno ci ascolti, perché questa situazione altrimenti può diventare veramente esplosiva anche socialmente, ed eticamente non ne parliamo. Grazie. Entro un attimo, perché non l'ho detto all'inizio, il Movimento 5 Stelle un anno e mezzo fa ha depositato una proposta di legge per un bonus, chiamiamolo come vogliamo, almeno fino al 2030, chiaramente con un'aliquota che non è più 110, che abbiamo detto più volte era necessaria in quel momento per dare uno scossone forte, con dei meccanismi prioritari, quindi prima sisma bonus e poi efficientamento energetico. Classi di reddito in maniera da differenziare l'aiuto, l'intensità dell'aiuto a seconda del reddito, a seconda anche della categoria di partenza dell'immobile, perché se ho un immobile in classe G chiaramente ha molto bisogno, se ho un immobile che è già in classe B ne ha meno bisogno. Quindi questo lo ribadisco per dire che il Movimento ha già fatto una proposta formale che è lì nei cassetti, come tantissime altre proposte di legge. Chiaramente non abbiamo la presunzione di aver scritto la Bibbia, è una nostra proposta di partenza, assolutamente discutibile, assolutamente migliorabile, perfettibile, eccetera, eccetera. Però è per ribadire per l'ennesima volta che noi dal 2013, come vi ho mostrato all'inizio, crediamo in questo strumento. Ovviamente va pensato bene, strutturato bene, e come dicono tutti gli esperti ormai da un'eternità, non va modificato ogni 5 minuti, ma va fatta un'operazione di lunga gittata, in maniera che la filiera, sia lato imprese, professionisti, sia naturalmente lato consumatori, si possa programmare. Quindi vogliamo pensare a 5 anni, a 10 anni, a un decalage, a qualsiasi cosa, pensiamola, facciamola e teniamola lì. Perché la grande bruttura che è successa in questi 2 anni è stata quella di intervenire a partita in corso. Quindi si inizia la partita con determinate regole, poi mentre si è neanche alla fine del primo tempo, si cambiano le regole a partita in corso, e si è determinato questi 15 miliardi purtroppo di euro di blocco.
Detto questo, io so che ci sono altri, mi pare, altre associazioni di esodati, e poi abbiamo i professionisti, commercialisti, economisti, eccetera. Quindi mi pare che ci sia qualche altra associazione di esodati, o mi sbaglio? Io per parlare di me, Gianni, scusami. Non mi ricordo con quale qualifica vuoi parlare. Allora, io sono Vincenzo Castellano, chiaramente è condivisibile la confusione, perché io siedo a parecchi tavoli dove sono stato coinvolto come tecnico. Io sono intervenuto anche all'intervento di Ecoforum organizzato dall'amico Domenico, che ha parlato poco prima di me. Io chiaramente voglio fare una parentesi di tipo personale, che chiaramente vorrei condividere con voi. Io vedo dietro queste manovre così drastiche e brusche del ministro, che ormai ci ha abituato dopo l'affermazione, seppur condivisibile, che la cessione sia un diritto e non un dovere, ci ha abituato insomma a capire l'approccio che sta adottando nel gestire questa questione delicata. Credo che dietro queste manovre scellerate, perché io anche qui credo che anche seppur il ministro definisca scellerato il vecchio governo, credo che lui non abbia fatto di meglio nel gestire così drasticamente lo stop della cessione. Che voglio dire? Voglio dire che il ministro, dietro questa manovra, ci sia un po' anche di marketing politico. Che voglio dire? Voglio dire che anche Zanetti, stimato professionista che seguo molto volentieri, ieri, che tra l'altro è anche consigliere del ministro Giorgetti e credo che abbia contribuito a scrivere il decreto che stiamo commentando stamattina, si è pronunciato ieri in un suo articolo dicendo che questo stop and go era necessario. Quindi stop and go, cioè vuol dire che ci aspettiamo da qui a qualche giorno, settimane, mesi, un'apertura del governo attuale verso questa disciplina, come per volersi intestare poi la misura sotto altro nome, sotto altra norma. Quindi credo che ci sia sotto una manovra di tipo politica comunicativa di questa misura, che io reputo lodevole nella sua genialità e applicazione. Chiaramente ha delle falle che abbiamo già condiviso nei mesi scorsi, che non stiamo qui a ripetere, ma sicuramente c'è la volontà di intestarsi poi eventualmente una nuova misura, perché dopo il chiaramente fatto da Eurostat faccio difficoltà a comprendere francamente questo brusco blocco delle sessioni. Questa è una parentesi personale, quindi io invito il ministro, se ci ascolterà, di essere un po' più sensibile nei confronti degli interessi di migliaia di imprese e cittadini e non agire in questo modo drastico e iniquo, perché chiaramente la misura presenta dei profili di iniquità devastanti. Faccio l'esempio di imprese che si sono affidate ai lavori di condomini, che hanno magari fatto la delibera ieri stesso, l'altro ieri, il 15 o il 14 febbraio, e non possono presentare la CILAS perché sono bloccate dal decreto. Abbiamo condomini che hanno magari non hanno ancora presentato la CILAS perché stanno aspettando la sovrintendenza piuttosto che pareri preautorizzativi, e tu cosa fai? Mi blocchi al 15 febbraio la misura? Cioè, non è così che si gestisce un periodo transitorio. Questo è l'invito che faccio chiaramente anche ai tecnici e ai parlamentari che ci ascoltano, di far ragionare il ministro, soprattutto in fase parlamentare, a approvare questi emendamenti che danno spazio e correggono una norma che chiaramente nelle sue finalità, che possiamo condividere, è stata troppo brusca. Questo è un aspetto tecnico. Riguardo l'aspetto regioni, perché io con l'avvocato Gaudiello Domenico, che ha ideato e ha gestito Treviso, stavamo agendo su tutto il territorio nazionale, anche insieme a Domenico, stavamo valutando di creare un pool di professionisti tecnici, politici, per poter portare sui tavoli questa misura. Anche qui questa apertura delle regioni era fantastica per il settore del comparto, era uno sbocco di ossigeno non trascurabile. Tuttavia però il governo è intervenuto per bloccarlo. Avrei gradito il blocco di questa operazione, cioè se il decreto del 16 febbraio avesse contenuto solamente questo blocco l'avrei pure capito, magari come blocco per dire fermi tutti, voglio ragionare se questa possibilità, seppur scritta seppur concessa dall'articolo 121, perché attenzione, prima che uscisse il decreto qualcuno aveva sollevato un polverone che fosse incostituzionale o non possibile per un ente acquistare i crediti, e la misura del blocco va proprio nella direzione opposta. Quindi se oggi il governo si è preoccupato di bloccare la cessione degli enti locali, allora vuol dire che era possibile prima, e quindi vuol dire che oggi forse è ancora possibile per quegli enti locali
le regioni a statuto speciale, che hanno la loro potestà finanziaria. Quindi qui è un altro tema che poi affronterò fra poco. Quindi cosa voglio dire? Che se fino a ieri qualche giornalista, qualche politico, qualche scienziato si era inventato che quella cessione fosse illegittima, ora un decreto legge che puntualmente blocca la cessione per legge vuol dire che l'attimo prima era legale, era possibile. Quindi se il governo si è preoccupato di bloccare la cessione vuol dire che era possibile. Ora questo qui è un tema. Ora parliamo di Sicilia, parliamo di Sardegna che siamo già mosse, parliamo del Friuli Venezia Giulia, parliamo del Triveneto, quindi sono tutte enti locali che io sto annunciando che sono a statuto speciale. Ne ho anche parlato con l'amico Gianmauro Dell'Oro, l'onorevole, dove ho proposto di ragionare in quei governi regionali dove i 5 Stelle hanno magari la maggioranza o sono comunque influenti nella decisione politica. Che voglio dire? Che probabilmente la regione a statuto speciale, nella bipartita Stato-Regioni, nel rapporto delle autonomie tra Stato e Regioni, potrebbe valutare di far passare una legge regionale in barba al 121, perché forse il 121 oggi, con questo decreto, è andato forse oltre il potere che può avere il governo. Questa è una riflessione che sto facendo in questi giorni, in queste ore, con Domenico Guadillo, ripeto, l'avvocato che ha seguito Treviso, che si sta anche lui prodigando in questa battaglia insieme a me per cercare di trovare soluzioni per le imprese. Anche con Domenico ne stavamo parlando, con Gianmarco. Quindi questo è un aspetto che secondo me in questo momento particolare dobbiamo tenere presente. Quindi, perché se oggi una regione Sicilia, che chiaramente è una regione che è di centrodestra, ma che sembrerebbe che questa iniziativa sia di Forza Italia, che chiaramente Schifani è un parlamentare di Forza Italia, questo disegno di legge sia questo decreto sia un po' forse spacca maggioranza. Questa è una riflessione che voglio fare anche fuori dal mio profilo tecnico, quindi per dare una lettura a questa manovra scellerata del governo. Quindi le iniziative che io vorrei portare in campo in questo tavolo tecnico che mi avete gentilmente coinvolto è questo: sensibilizzare le regioni e avviare quindi un tavolo tecnico sulle regioni e capire se le regioni, quantomeno quella statuto speciale, possano legiferare in modo autonomo e quindi riaprire quelle cessioni e quindi la possibilità di fare le opzioni nelle regioni dove possiamo intervenire. Con riguardo al decreto, credo che ci sia poco da fare, bisogna solo emendarlo, quindi tentare in tutti i modi con i nostri interventi tecnici cercare di avviare un iter parlamentare e modificare il decreto quantomeno nella sua portata troppo generale attualmente. Le cose che mi viene di suggerire sono appunto quello di prevedere un periodo transitorio più ampio, perché chiaramente ci sono tantissimi condomini che, pur accettando il ribasso del 110 al 90, erano comunque andati avanti per le delibere, per l'approvazione assembleare. Chiaramente il governo deve tenere conto che i condomini non hanno tempi di reazione che possono avere unifamiliari, quindi hanno tempi molto più dilatati. Quindi dobbiamo quantomeno ottenere dal governo un tempo di proroga quantomeno fino a giugno, se non fino a settembre. Perché, ripeto, alcuni condomini si vedono arrestati adesso così senza un giusto motivo. Questa è un po', diciamo, la mia sintesi di quello che sto occupando in questi giorni. Non so se avete qualche domanda particolare tecnica che volete che io vi possa in qualche modo risolvere, se posso. Non so, Gianni, se qualcuno ha qualche domanda di tipo tecnico che vuole farmi anche sul decreto attuale approvato l'altro giorno. Guarda, diciamo che la diretta di oggi, come ho spiegato all'inizio, voleva essere solo un segnale immediato, una replica, certo. una continuazione di un'attività che noi stiamo portando avanti da 10 anni, ma poi avremo tutto il tempo, e anzi è uno degli obiettivi di questa diretta, è conoscerci reciprocamente, come ho detto, fare massa critica, mettere assieme tutte le competenze per poi fare, diciamo così, le contromosse migliori. Contromosse, mi approfitto, scusate, poi do subito la parola ai interventi successivi, perché leggo tanti commenti esasperati, arrabbiati, disperati, però ricordo sempre: dobbiamo agire pacificamente, dobbiamo agire democraticamente, dobbiamo agire nel rispetto delle regole. La democrazia ha delle regole, i cittadini hanno votato, c'è un governo e una maggioranza legittima. Dal punto di vista costituzionale sono stati votati, bisogna agire con rispettando le leggi, e questo, scusate, ma lo voglio replicare.
Ovviamente si potrà agire a Roma a livello centrale e poi a livello regionale, vedendo appunto se si riesce a bypassare determinate norme e riuscire a far sì che a livello regionale si possa fare altro. Do la parola velocemente al collega Lucano Perrino per una testimonianza veloce di quello che stiamo facendo in Basilicata e poi passiamo a economisti come Becchetti, a meno che non ci siano altri che vogliono intervenire che non mi risultano. Quindi Giovanni. Sì, grazie Gianni, saluto tutti i presenti, chi sta seguendo la diretta. Molto velocemente, noi abbiamo presentato prima una mozione che andava in quel senso, nel senso dell'acquisto, diciamo, dei crediti incagliati da parte della Regione e poi una proposta di legge. Anche da noi si è creato questo cortocircuito perché alcune forze di maggioranza, noi abbiamo una maggioranza di centrodestra. Subito dopo hanno presentato una proposta di legge che escludeva, diciamo, la possibilità da parte della regione di acquistare direttamente i crediti, ma faceva, come dire, fa riferimento agli enti che non siano, diciamo, inquadrabili in quelli per cui è espressamente vietato, secondo il decreto, acquistare questi crediti. Ovviamente noi all'interno della nostra proposta di legge avevamo ricompreso tutta la galassia degli enti, delle partecipate, anche del sistema sanitario regionale, coordinandoci con tutti gli altri colleghi a livello regionale, per cui, diciamo, vedremo seppur a ranghi ridotti, diciamo, è possibile in qualche maniera andare in quella direzione e a quel punto provare diciamo, a unificare le due proposte di legge e andare avanti. Però quello che fa specie è che un rappresentante dello stesso partito, Fratelli d'Italia, a livello nazionale, che è Lucano, ha detto chiaramente che ormai le regioni, diciamo, sono fuori gioco, cosa veramente sorprendente, visto che proprio ieri un altro esponente locale diciamo, del Consiglio regionale di Fratelli d'Italia ha presentato questa proposta di legge. Ora c'è una confusione totale, l'abbiamo visto, purtroppo. Effettivamente qui si tratta, io ho sentito prima l'appellativo osceno, non si può dire diversamente, è qualcosa di osceno quello che sta accadendo, però diciamo sia a livello nazionale che a livello locale cercheremo come Movimento 5 Stelle di stare sul pezzo e di cercare di dare il nostro contributo affinché il tutto si possa sbloccare il più velocemente possibile. Ecco, grazie. Scusate, ma stavo leggendo altri commenti. Allora, mi pare che non ci siano altri esodati che vogliono intervenire e quindi do la parola all'economista Leonardo Becchetti. Un saluto a tutti quanti. Concordo un po' con quello che stava dicendo prima, che forse siamo dentro un processo, diciamo, tattico, lo chiamo di dialettica hegeliana, cioè prima un intervento molto duro, poi la reazione e alla fine una sintesi a cui si potrebbe arrivare. Ecco, io cerco di dare un po' delle idee costruttive per quello che capisco, per quello che potrebbe essere questa sintesi. Allora, innanzitutto un fatto di scenario. Io sono convinto che in futuro in Europa il punto principale della transizione ecologica su cui saranno necessari aiuti pubblici è proprio quello degli edifici. Voi sapete che il criterio di addizionalità in finanza è che bisogna usare risorse pubbliche laddove il privato, il mercato non si muove. E sicuramente rispetto al settore delle auto, rispetto al cambiamento verso la transizione delle imprese, che comunque l'ha fatto per restare competitivi, dove veramente i soldi pubblici sono importanti è l'edilizia, perché i condomini si muovono se ci sono gli incentivi. Con la direttiva Green non sapremo come si concretizzerà, ma che già adesso ha prodotto solo con l'effetto annuncio un calo del valore di mercato degli edifici nelle due classi energetiche peggiori. Chiaramente questo sarà il settore dove io mi aspetto che l'Europa darà una risposta a Biden, quindi il piano REPowerEU. Quindi è molto importante intercettare questo innanzitutto. Quindi questo per dire che la scelta del superbonus andava nella direzione giusta.
diciamo, col senno di poi e col tempo abbiamo capito che bisognava fare alcune correzioni di rotta. C'era il rischio che una mancanza completa di responsabilità e di oneri finanziari per il cittadino portasse ad una collusione con le ditte e quindi a un aumento, a un non controllo, diciamo, del costo dell'intervento. Quindi qui c'è molto importante stato, secondo me, abbassarlo un pochino. Ma il vero problema, allora, l'intervento del governo, per quello che è stato detto, è per evitare una spesa pubblica incontrollata. Ma se si vuole intervenire per evitare una spesa pubblica incontrollata, la soluzione che genera meno effetti perversi collaterali è quella di mettere un tetto di spesa. Cioè, gran parte dei provvedimenti che si fanno hanno esplicitamente o implicitamente, penso a quello che sta arrivando sulle comunità energetiche, dove c'è un tetto al numero di gigawatt che possono essere realizzati in un certo intervallo di tempo, quindi esplicitamente o implicitamente, i provvedimenti devono avere un tetto di spesa se si vuole evitare il rischio di un aumento incontrollato del debito pubblico. E quindi semplicemente è questo quello che si deve fare. Ora sappiamo che sono stati citati, ci sono varie valutazioni di impatto, quella dell'ANCE, quella di Nomisma, quella dei commercialisti, quindi possiamo, senz'altro non abbiamo la punto di vista, ma sappiamo che su 100 euro spesi ne rientrano almeno 40-50, ecco, dal punto di vista di aumento di entrate fiscali per la crescita economica che crea questo intervento. Quindi la spesa dello Stato innanzitutto va quantificata in questo modo. E poi, appunto, secondo me è anche singolare che ci sia stato questo allarme nel momento in cui le regioni hanno deciso di intervenire per dare una mano all'ingolfamento del mercato dei crediti d'imposta. Questo perché? Perché io non, sinceramente, non è che il blocco del mercato secondario, non è che questo mercato secondario allargato alle regioni di per sé avrebbe aumentato il debito pubblico. Noi sappiamo che a giugno l'Eurostat, con una normativa piuttosto severa, ha detto che tutto quello che viene maturato come credito d'imposta diventa immediatamente debito, già il primo anno, no? E questo in teoria non è così, perché uno poi spalma il credito nel tempo. Può avere un senso perché nello scambio io passo il credito a chi ha dei cassetti fiscali più ampi e quindi chiaramente aumenta quello che viene utilizzato all'inizio. Però, diciamo, di per sé il fatto che la regione su un mercato secondario acquisti un credito d'imposta da una ditta non aumenta, non ha effetti di per sé sul debito pubblico. Quindi, ripeto, secondo me quello che oggi si dovrebbe fare è evitare il blocco della cessione dei crediti, che, come avete detto in più persone, ha un effetto ridistributivo perverso immediato. Sicuramente rallenta la propensione a fare lavori di tutti, ma soprattutto di chi è incapiente o di chi ha reddito basso e di chi non ha la liquidità per permettersi di poter tenere per sé il credito d'imposta. Quindi chiaramente c'è un effetto redistributivo perverso. Quindi la mia idea è, bisognerebbe adesso spingere per dire semplicemente che lo Stato fa una sua valutazione politica, il governo, sulla base di quello che rientra, sulla base della spesa pubblica, sulla base dell'obiettivo del contrasto all'emergenza climatica, di quanto vuole spendere ogni anno per il bonus. C'è un registro informatico a cui bisogna iscriversi quando maturano, diciamo, maturano la possibilità di fare di avere il credito privato. A un certo detto basta, finisce per quell'anno la possibilità di fare ulteriori lavori. Questo vuol dire distribuire come deve essere l'effetto nel tempo, perché noi la transizione la dobbiamo fare in un arco temporale, distribuirlo meglio, evitando così anche quegli effetti di equilibrio economico generale negativi che ci possono essere se tutto viene concentrato in poco tempo, magari di lentezza nel realizzare i lavori, di congestione e ingolfamento dei cassetti fiscali, che ha portato, come sappiamo, adesso sul mercato, almeno prima dell'intervento, cedere il credito costa quasi il 20%, cioè un credito d'imposta a 100 lo vendi a 80, proprio perché l'offerta di crediti è molto superiore alla domanda.
Importante da questo punto è stato nel provvedimento, questo è un elemento positivo, avere ridotto la responsabilità in solido di chi compra e che ha comunque esercitato diligenza in caso di irregolarità dei lavori. Quindi questo è importante perché, come si diceva prima, ricordiamoci che Poste si è bloccata proprio su questo, e quel blocco di Poste avviato, diciamo, è stato un po' il detonatore di tutto il problema. E quindi io direi questa cosa per evitare gli effetti perversi. E anche l'altra proposta importante, secondo me, forse di riservare una quota proprio per le case popolari, per gli edifici nei quartieri, diciamo, più in difficoltà, considerando che lì c'è, diciamo, maggiore difficoltà di intervenire. E capire anche come tutto questo si può combinare con l'intervento sulle comunità energetiche, perché la cosa che colpisce molto è che quando è stata fatta una valutazione di impatto dell'effetto di questi soldi spesi dallo Stato in termini di abbattimento della CO2, sicuramente costa molto di meno ed è anche in parte efficace per far fare il miglioramento di classe energetica degli edifici. Perché? Perché lì c'è il vantaggio che i cittadini poi diventano produttori di energia, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, si possono combinare i due interventi e decidere esattamente qual è, diciamo, l'onere che lo Stato si vuole caricare nel corso dei prossimi anni. Ma, ripeto, non ha senso, a mio avviso, bloccare il mercato secondario dei crediti. Grazie Leonardo, grazie. Allora io direi che possiamo avviarci alla conclusione, nel senso che, come ho spiegato all'inizio, questa diretta è stata organizzata in 4 e 48 da ieri mattina, e ringrazio Carlo Buschetti, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a mettere in piedi i vari partecipanti, ovviamente tutti i colleghi 5 Stelle. Voleva partecipare anche il vicepresidente Mario Turco, che si scusa ma è impegnato in una riunione che si sta protraendo, ma ne approfitto per ribadire che tutta la direzione 5 Stelle sta da giorni concentrandosi su questi accadimenti, e quindi nei prossimi giorni sarà lo stesso presidente Conte, che ieri già è uscito, direi in maniera assolutamente esplicita, sui telegiornali, sui suoi social, eccetera. Quindi la posizione del Movimento 5 Stelle chiaramente viene espressa dal presidente del Movimento 5 Stelle, quindi io non devo aggiungere o modificare assolutamente nulla. Posso solo ribadire che nei prossimi giorni porremo in essere diverse altre azioni che verranno appunto annunciate dallo stesso presidente Conte. Quindi io ringrazio tutti voi per avermi data l'opportunità di essere qui presenti, e ringrazio chi ci ha ascoltato. Come sempre la registrazione sarà disponibile non appena chiudiamo questa diretta, per chi ci fosse collegato o ne fosse venuto a conoscenza mentre era già in corso. Se volesse rivederla dall'inizio, chiaramente sarà disponibile. Naturalmente questo è uno dei tantissimi momenti in cui ci parleremo, dovremo andare avanti presumibilmente per parecchio tempo. Io chiudo con un appello ai cittadini. La vita è una battaglia in tutti i sensi, la politica fa parte della vita, quindi o si battaglia o si sta fuori, ma a quel punto si subiscono gli effetti della battaglia. Ora, io non ho assolutamente la pretesa che tutti i cittadini votino 5 Stelle o siano d'accordo con le politiche 5 Stelle, ma a tutti i cittadini chiedo di fare politica, perché la politica è l'unico strumento democratico, civile, pacifico per autoregolamentarci, altrimenti andiamo alla monarchia, andiamo all'anarchia, andiamo al dispotismo, andiamo al capitalismo selvaggio, andiamo a tutta un'altra serie di
modi di gestirci che sono potenzialmente molto peggiori. Per cui l'appello per tutti è: sceglietevi i vostri soggetti rappresentativi, i vostri corpi intermedi, ma entrate, anche perché è evidente che a livello parlamentare si agisce in base alle pressioni che arrivano dal basso. Se il basso sonnecchia, l'alto fa quello che vuole. Il segnale che è arrivato dalle ultime due regionali purtroppo dimostra ancora una volta la disaffezione dei cittadini alla politica, ma attenzione, non è che fate del male a noi politici, mi ci metto in mezzo anch'io, anche se non mi sento affatto politico, non è che non andando a votare fate un dispetto ai politici, è esattamente l'opposto, fate esattamente quello che i politici con la P minuscola vogliono. Vogliono che voi ve ne stiate con le ciabatte in salotto a guardare la TV, ad assorbire tutto quello che la TV vi dà come oro colato, e lasciate gestire il paese a loro, a noi. Mi ci metto in mezzo anch'io. Quindi l'appello è sempre il solito ai cittadini: entrate, informatevi nella maniera più obiettiva possibile, quindi chiedetevi sempre da chi arrivano i soldi, cioè chi sta parlando, da dove prende i soldi, a partire dal sottoscritto, a qualsiasi altro giornale, a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, chiedetevi sempre da dove arrivano i soldi di chi sta parlando. E ribadisco l'appello per la banca. Ho letto un commento che Banca Etica ha terminato l'acquisto dei crediti. Certo, perché Banca Etica è piccola e quindi fa quello che può, ha già raggiunto il plafond di quello che poteva fare, quindi siamo nella solita situazione del gatto che si morde la coda, ci si lamenta perché uno dei pochi soggetti sani ha già raggiunto il suo limite, perché è piccolo, perché evidentemente la stragrande maggioranza degli italiani continua a preferire banche che si comportano come si stanno comportando. Guardate, io su questo sarò sempre più secco, non ci sono alternative se non cambiare il modello finanziario assicurativo attuale, che è maledettamente, troppo spesso, non dico sempre, ma troppo spesso speculativo. Le banche sono aziende private che vogliono fare gli interessi degli azionisti legittimamente, ma molto spesso gli interessi degli azionisti non coincidono con il benessere della società e dell'ambiente. Ribadisco per l'ennesima volta che negli ultimi anni gli investimenti in fonti fossili sono aumentati e i prestiti delle banche alle fonti fossili sono aumentati, e autorevoli soggetti mondiali dicono: le banche dovrebbero prestare a tassi peggiori man mano che il business, l'attività è ambientalmente dannosa. Quindi io ti presto a un tasso molto buono se la tua attività è ambientalmente sostenibile, ti faccio condizioni sempre peggiori via via che la tua attività è ambientalmente più dannosa. E invece sta succedendo da sempre esattamente il contrario. Quindi grandi portafogli aperti, grandi prestiti a bassissimo interesse per le attività più impattanti. Quindi l'appello è sempre il solito per i cittadini e per le imprese: usate la finanza etica, appoggiate la finanza etica, entrate nella finanza etica. L'Unione Europea finalmente ha sdoganato il concetto leggermente più basso, perché parla di finanza sostenibile, ma per carità, già è un grandissimo passo, già l'Unione Europea finalmente ha riconosciuto che se ha bisogno di un concetto di finanza sostenibile significa che l'attuale finanza è insostenibile, e grazie tante, dopo 50 anni ce ne siamo accorti che l'attuale finanza è troppo spesso insostenibile. Va bene, non voglio fare tribuna elettorale. Ringrazio tutti e ci sentiremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
ciascuno nel proprio ruolo. Quindi grazie ancora, buona sabato, buon weekend a tutti. Grazie.